Buonasera e bentornati a Salute Amica. Questa sera saremo con la dottoressa Serena Pepi, che è la responsabile ostetrica del percorso nascita dell'ospedale, cioè do, non solo dell'ospedale di Grosseto, proprio di Grosseto, del territorio sì. grossetano. Percorso nascita, ma non solo, perché il lavoro di un'ostetrica un non si ferma al momento di far nascere un bambino. Ecco, l'ostetrica non è più una. Eh, una levatrice come un tempo che erano solo levatrici. Eh, servono professionalità, serve empatia, perché è un percorso che prende in mano la donna dal momento in cui eh, scopre di aspettare un bambino e prosegue anche dopo che il bambino è nato. E poi ci sono tanti aspetti della vita della donna dove l'ostetrica ha un'importanza fondamentale. L'ostetrica ha anche un ruolo psicologico di rassicurazione, di supporto in momenti particolari e per questo abbiamo detto l'attenzione alla donna e al bambino, perché per l'ostetrica donna e bambino sono centrali, giusto questo. Quante quante ostetriche siete a Grosseto? Perché questa è una cosa estremamente importante che mi ha un po' incuriosito. Allora, siamo a 68 in tutta l'area provinciale, suddivise tra ospedale e territorio. 41 operiamo nell'ospedale e 27 nel territorio. È un numero molto alto, molto più alto dei medici. Dei... Allora, è un numero molto più alto. Noi copriamo più servizi e quindi ovviamente abbiamo la suddivisione in tutte le aree. Che andiamo a coprire e il, il bacino di utenza è molto ampio nell'area provinciale di Grosseto. Eh, ad esempio, anche il punto nascita è unico, quindi eh, le donne che decidono di partorire da noi provengono non solo dalla nostra provincia, ma spesso dall'Alto Lazio. Oppure diciamo più verso la parte di Cecina, quindi abbiamo un bacino molto molto ampio. Però ecco, le ostetriche sono anche eh, nei, nei punti più lontani, eh, fanno comunque ambulatori, consultori. Sì, 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 assolutamente. Copriamo per esempio anche l'isola del Giglio, quindi eh, sia terraferma che le isole. Sì, sì, le ostetriche le troviamo un po' ovunque. L'ospedale Misericordia ha il bollino rosa di ospedale a misura di donna, questa è una cosa importante. estremamente importante. Eh, che cosa significa il bollino rosa? Allora, sicuramente noi riusciamo a garantire il gold standard di tutta l'assistenza eh, nella sfera femminile, che quindi non è soltanto il parto, ma è tutto ciò che riguarda la donna eh, dall'adolescenza al parto, gravidanza, al postpartum fino alla menopausa. Quindi un'assistenza globale a 360 gradi rispondendo a che, quelle che sono le linee guida e, e la migliore qualità assistenziale. Quindi voi prendete in carico eh, la donna eh, nei vari momenti della vita. Il momento più importante è sicuramente quello della nascita. E per questo all'ospedale Misericordia avete anche attuato una, un, una cosa eh, un po' nuova e inclusiva, diciamo, l'open day. Di solito sì. l'open day si fa per le scuole. Sì. Qui abbiamo l'open day per eh, il punto nascita, in che cosa consiste? Abbiamo, e poi possiamo vedere, sì. ora eh, trasmetteremo anche la locandina la, la perché ci sono sì, tutti sì, gli sì, appuntamenti. Sì. Abbiamo deciso e organizzato questo evento mensile nel quale possono partecipare tutte le mamme con i familiari che ritengono insomma, importanti per loro. Eh, tutte quelle mamme che eh, vorranno partorire da noi. E, mh, è un momento molto significativo perché non solo noi ci presentiamo, quindi ci apriamo alle donne, ma rappresenta anche il momento di passaggio dal, dall'ostetrica territoriale che quindi ha seguito la donna e, e in qualche modo l'accompagna verso di noi. Alla parte ospedaliera che prende in carico la donna. Quindi, per, per la professione ostetrica rappresenta veramente un momento di collegamento e di passaggio tra ospedale e territorio. Le donne, in questo in quest evento, eh, conosceranno quindi sia tutti i servizi che noi offriamo, conosceranno parte del personale che comprende sia le ostetriche. Che i ginecologi, i neonatologi che lavorano all'interno, quindi noi lavoriamo sempre in, in equip multidisciplinare e da quest'anno anche i pediatri di libera scelta. Quindi abbiamo deciso di offrire proprio eh, quello che è l'esempio di continuità tra il territorio ospedale e poi nuovamente il, il territorio. Ecco, eh. C'è stata una buona partecipazione a questa iniziativa? Sì, sì, sì iniziativa. molto. La partecipazione c'è, eh, noi cerchiamo sempre ovviamente di utilizzare tutti i canali possibili, quindi anche i social che l'azienda ci permette di utilizzare. e Molte sono le mamme che partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita e quindi poi concludono il loro percorso con, con questa giornata insieme a noi, oppure anche tante mamme che appunto utilizzando i canali riescono a, a conoscerci e quindi vengono. Di persona a vederci. È un modo anche per togliere la paura dell'ospedale perché sì. una donna già ha una paura di una cosa che non conosce che è il parto, sì. almeno per, eh, per il primo figlio. Poi c'è anche il non sapere come orientarsi in un, in un reparto particolare che è quello del dell'ostetrice ginecologia. Ecco, voi fate vedere anche quale sarà il percorso che faranno. Sì, assolutamente. Prima lo descriviamo e poi ovviamente in base anche a, che è il, a quello che è il momento organizzativo della giornata, quindi dall'affluenza in sala parto o meno, però cerchiamo sempre di accompagnare le future mamme all'interno del reparto e quindi con loro facciamo proprio il percorso dal momento in cui arriveranno, il ricovero, il parto e poi il postparto mendegenza. La donna durante il periodo della gravidanza eh, fa delle visite periodiche poi con sì. il suo ginecologo o sì. con il ginecologo della struttura, ma ha anche un seguimento da parte dell'ostetrica? Sì, sì, assolutamente. Noi eh, abbiamo eh, tre livelli di rischio in gravidanza: il basso rischio, quindi quelle gravidanze che non presentano problemi eh, né per la mamma né per il bambino, sono seguite esclusivamente dalle ostetriche nei consultori di tutta la provincia. Quindi sì, assolutamente, noi siamo diciamo, fondamentali nel basso rischio, siamo coloro che seguono e poi ci affianchiamo al medico invece nel medio e nell'alto rischio. Al momento che la donna arriva in ospedale, devo partorire? Sì. Ecco, quello forse è il momento in cui l'empatia deve essere più forte, perché... Assolutamente, eh, perché c'è tanta paura. E l'ostetrica eh, che cosa fa? Eh, beh, sicuramente eh, cerca di rassicurare e accogliere la futura mamma, insieme a, che sa, a quella che sarà la figura che la donna sceglie di avere accanto a sé, la persona di fiducia. E eh, nell'accoglienza, la nostra è un'accoglienza a 360 gradi, cerchiamo ovviamente di eh, sì effettuare quelli che sono gli esami clinici e diagnostici, ma anche proprio di dare il supporto eh, psicologico, empatico, qualsiasi diciamo, sfera la donna abbia bisogno, noi cerchiamo ovviamente di, di colmarla. Parto naturale, parto medicalizzato, le ostetriche eh, verso, cioè, che cosa fanno con la donna? Eh, danno le due opportunità, consigliano, eh, qual è la? Allora, il parto è sempre naturale, nel senso noi ovviamente offriamo sempre il, il giusto parto per quella specifica donna. Che appunto eh, viene, eh, deriva questa scelta che non è una scelta né nostra. E né della donna, ma è una scelta che deriva da quelli che sono i rischi eh, singolari della specifica donna e quindi come arriva diciamo, a partorire. Eh, noi cerchiamo sempre di rendere eh, naturale l'evento del parto, quindi anche quelle gravidanze che hanno problematiche per cui non sono ritenute a basso rischio, sicuramente da parte nostra av avranno tutta quell'assistenza che permette loro di vivere il momento del parto nel modo più naturale possibile. Quindi utilizziamo l'acqua, utilizziamo assolutamente le posizioni libere, la donna può chiedere quelle che sono diciamo, le sue eh, aspettative, noi cerchiamo nel, nel possibile. Di, Diciamo in ciò che, che ovviamente combacia poi con l'esigenza clinica di ehm, accompagnare la donna in questo percorso secondo anche le esigenze che lei ci chiede. Compresa l'epidurale, nel caso Compresa lo chieda, Compresa l'epidurale, assolutamente. All'ospedale di Grosseto non ci sono. Eh, preclusioni. No, 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 assolutamente. <ride> in gravidanza tutte le donne incontrano l'anestesista, quindi hanno la, la visita, hanno il loro controllo e colloquio e poi al momento del travaglio noi rispettiamo assolutamente la scelta della donna in base a quella che sarà la sua richiesta. È molto importante che la figura dell'ostetrica sia così, eh, una ci si possa affidare con fiducia sapendo che e prende in considerazione quelle che sono le esigenze certo, e le paure. Per noi è fondamentale. Sì, sì, sì. Un altro fiore all'occhiello dell'ospedale di Grosseto è il modello assistenziale roaming-in. Questo che, in che cosa consiste e come viene poi portato avanti? Allora, il modello del roaming-in ehm, in pratica è il neonato che sta con la mamma in camera nelle 24 ore, quindi non c'è più quello che era il modello eh, in vigore tanti anni fa in cui i neonati potevano stare nelle camere della mamma ad orario, ma adesso una volta eh, che la mamma rientra in degenza, rientra con il proprio bambino e stanno insieme. Per, diciamo fino alla dimissione. Eh, questo ovviamente è fondamentale perché favorisce l'allattamento al seno favorisce anche l'instaurarsi del nuovo nucleo familiare, che è un aspetto molto importante al quale noi eh, sicuramente poniamo attenzione. Quando si parla di nucleo familiare si parla di un nucleo che va oltre la mamma e il bambino sì. e oltretutto la mamma può essere affaticata da un parto particolarmente lungo, ma la mamma non viene lasciata sola? La mamma non viene lasciata sola. Eh, ormai diciamo, nel post-Covid abbiamo ehm, dato la possibilità a tutte le donne di avere eh, con sé una figura accanto, quindi una persona che lei sceglie, che può essere il compagno, quindi il babbo del bambino, una nonna, una zia, un'amica, chiunque possa darle quel supporto e la fiducia di cui la la donna ha bisogno. E non si, non si debba sentire sola, ah, questo è importante. Sì. Ci sono stati anche dei casi che hanno fatto molto riflettere sì. su questo aspetto, perché quello è un momento delicato della donna che non finisce con il parto. Assolutamente, anzi, anzi diciamo che... Anzi. che tanto inizia e con tanto il parto. Inizia. Sì, sì. Abbiamo parlato di favorire l'allattamento, sì. ma c'è bisogno di favorire l'allattamento? C'è adesso, una, eh, un, mi sembra, un ritorno dell'allattamento quando qualche decennio fa soprattutto c'era stata una moda del biberon a tutti. Sì, sicuramente la cronostoria insomma, ci insegna vari momenti, no? vari momenti storici. Eh, adesso eh, quelle che sono le linee guida... Eh, sono ovviamente a favore dell'allattamento al seno. Questo non vuol dire che noi siamo, ehm, in, in qualche modo, che, che diciamo che obblighiamo le donne, questo non è assolutamente il nostro, il nostro fine. Noi cerchiamo di eh, educare le donne a quella che è la migliore pratica assistenziale e quindi il miglior nutrimento per il suo bambino, che... Eh, indubbiamente è l'allattamento al seno, non c'è bisogno di favorirlo, ma nella parola favorire noi intendiamo proprio l'atto pratico e quindi un allattamento si favorisce facendo stare insieme a contatto il più possibile mamma e bambino. Ecco, eh, bisogna anche insegnare delle tecniche, dei trucchi, dei, qualche cosa perché la mamma non debba eh, vedere il momento dell'allattamento come un momento di supplizio, perché certo, per tante no, donne è così. Questo noi non lo vogliamo in nessun modo, quindi sicuramente rispettiamo comunque le scelte e le esigenze delle donne. Eh, non è tanto un insegnare, ma è più un supportare stare a fianco delle donne e quindi cercare con loro quello che è il, il metodo, la posizione, gli strumenti che possono facilitarle in questo percorso, perché l'allattamento è un percorso. Quanto rimane una donna mediamente in ospedale? circa 72 ore in un parto spontaneo o qualche ora in più in un taglio cesareo. Quindi è un corso accelerato quello È un che corso fanno. accelerato, sì. No, allora, sicuramente le donne partecipano, le nostre, insomma, mamme partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita dove già eh, entrano passo passo, insomma, in questo mondo e poi avranno un rinforzo al momento del parto e verranno poi seguite una volta uscite dall'ospedale. Perché ecco, il vostro lavoro al parto non è finito, dicevamo, continua con uh, questo favorire l'allattamento e comunque stare vicino alla donna nelle 72 ore o poco più che resta in ospedale e poi abbiamo un care model, eh, la care Ostetrica, ostetrica sì. e con uh, un focus particolare sul peripartum. Quando si parla di peripartum, che cosa si intende? Perché usiamo questa parola, ma eh, ne vogliamo quasi dire un'altra. Allora, si intende dal momento del parto a ciò che avviene dopo. Quindi, eh, la, la società di oggi ci ha dimostrato più volte che le donne, eh, appena partorito, hanno una fragilità che è eh, naturale e spontanea. E eh, la società, purtroppo, eh, ha un po' ehm, tralasciato la donna in questo periodo. No? Possiamo dire che la donna si sente molto sola, riferisce di sentirsi sola. Quindi, come azienda, abbiamo proprio eh, deciso di ehm, creare un modello che permetta la vicinanza nostra, quindi della figura dell'ostetrica, con tutte le donne che hanno partorito. Al momento della dimissione, presentiamo questo, questo progetto, questo modello della care ostetrica, e ovviamente previo un loro consenso, perché noi eh, senza un consenso della donna non facciamo niente, né, né prima né dopo il parto. Tutte le donne verranno ricontattate all'incirca nella prima settimana dopo il parto. A quel punto noi chiediamo, ovviamente abbiamo tutto un, un strutturato, una serie di colloqui, un, un modello di colloquio da proporre e in base alle risposte che le donne ci forniscono cerchiamo di eh, creare quelle che sono le offerte per poter eh, andare a colmare i bisogni. Quindi quando parliamo di peripartum intendiamo, vogliamo intendere, è un termine più elegante per dire depressione postpartum? No, 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 la depressione postpartum diciamo, è una eh, complicanza, tra virgolette, del postpartum e peripartum. Eh, nel peripartum e postpartum è compreso proprio un periodo fisiologico della donna, quindi che affronta e ha affrontato il parto. La depressione ehm, è appunto una complicanza, dico tra virgolette, perché è molto più comune eh, di quello che possiamo immaginarci, eh, dovrebbe noi ci auspichiamo sempre che sia molto eh, parlata e quindi che venga raccontata dalle donne perché spesso fa paura parlare di depressione postpartum ma sicuramente Forse passa. È, spesso è solo sentirsi una mamma cattiva e quindi che non esiste, che non esiste, che non, esiste <ride> non esiste assolutamente. Eh, la mamma nasce con il parto, deve conoscere il proprio bambino e deve crescere con il proprio bambino. Noi ci siamo, siamo a supporto e cerchiamo di fornire quell'aiuto di cui la donna ha bisogno, che può essere ovviamente non solo nostro, quindi noi lavoriamo sempre eh, ecco, in team. Mi chiedevo, lavorate in team, quindi sì. se vi accorgete che una donna ha un bisogno anche di un supporto psicologico, eh, entrano in campo altre figure. Entrano altre figure, noi abbiamo per esempio... Mh, per la psicologia eh, la, la parte della psicologa consultoriale, quindi spesso noi possiamo contattarla anche direttamente dall'ospedale, dall quindi quando la signora è sempre ricoverata, e dopodiché nel territorio viene presa in carico anche dalla parte psicologica, se necessario, così come dai servizi sociali, qualsiasi sia diciamo, il bisogno della specifica mamma, noi cerchiamo di crearle la rete assistenziale più idonea e più giusta. Quando voi richiamate queste donne, eh, più volte durante il primo anno di vita del bambino, ad esempio? Allora sì, diciamo che eh, il primo anno di vita è un po' un limite lungo, però eh, all'inizio sicuramente la prima chiamata avviene entro una settimana e poi in base al bisogno che ha la donna... Eh, noi la ricontattiamo e proprio creiamo un percorso, quindi la donna può venire in consultorio, possiamo andare noi con, con un puerperio a domicilio fino ai 40 giorni dopo il parto, dove più o meno tutte le donne dovrebbero afferire a noi per la visita postpartum. Quindi la, la visita eh, di persona avviene dopo 40 giorni, se tutto va bene? Sì, sì, altrimenti noi in, prima questo, siamo in questa occasione. Qual è il ruolo dell'ostetrica? Perché comincia un'altra fase della vita della donna. Comincia un'altra fase della vita della donna. Sicuramente l'ostetrica, diciamo, oltre alla visita, quindi proprio all'atto clinico e strumentale, ehm, deve fare e accogliere la donna. In quello che è stato il suo percorso e indirizzarla in quello che sarà il futuro. Quindi mh, instauriamo un colloquio che parla di molti aspetti della nuova vita della donna, quindi allattamento eh, sicuramente, ma anche la contraccezione nel postpartum, a 360 gradi. E quindi la vita della donna va avanti, non solo donne e mamme. Ci sono anche donne che si rivolgono alle ostetriche senza eh, questo percorso nascita. Sì. Ad esempio, ci sono delle, anche delle, eh, delle problematiche come la riabilitazione del pavimento pelvico, che è una eh, delle, delle cose che le ostetriche seguono in prima persona e che. Eh, tante donne, anche che non hanno partorito, possono soffrirne. Sì, sì sicuramente. L'ostetrica, come abbiamo detto all'inizio, accompagna la, la donna in molte fasi della vita, sia eh, come prevenzione, quindi nell'aspetto della prevenzione per esempio gli screening oncologici, sia può agire nel momento in cui si presenta invece un problema e quindi le, le disfunzioni del pavimento pelvico. Ovviamente anche qua noi lavoriamo in team, quindi non c'è soltanto la nostra figura a fianco della donna, ma in base alla necessità ci possiamo interfacciare e creiamo anche qua la migliore assistenza per la donna. L'ostetrica ha anche, eh, cioè, all'inizio dicevamo, l'ostetrica è un po' l'evoluzione di quella che era la levatrice un tempo, sì. perché non c'era questa figura. Eh, la levatrice aveva un ruolo non solo con la donna ma anche col bambino. Sì. Anche voi continuate ad avere un ruolo con il bambino? Assolutamente. Allora, per esempio, all'interno della nostra organizzazione del reparto... Eh, il, il neonato, quindi la, la parte diciamo di assistenza neonatale, è fatta esclusivamente dall'ostetrica. Quindi l'ostetrica si occupa anche del neonato per quanto è fisiologico, cioè finché il neonato sta bene. Dopodiché eh, passiamo la consegna certo. ovviamente ad altri professionisti. Certo. Però la, eh, il bambino che deve perdere l'ombelico anche se adesso ormai non <ride> sì, è sì, più sì, una sì, cosa sì. Eh, come un tempo che servivano settimane oppure il bambino una anche l'allattamento quindi la curva di crescita del bambino sicuramente viene eh, sono consigli che, che uno richiede all'ostetrica soprattutto sì okay. sì certo e finché diciamo siamo nella fisiologia noi ci siamo dopodiché ci interfacciamo per esempio con il pediatra di libera scelta ci interfacciamo con gli specialisti di cui la mamma e il bambino avranno bisogno. Quanti parti eh, vengono fatti qui all'ospedale Misericordia all'anno? Allora nel 2023 abbiamo chiuso l'anno con 1041 parti e 1054 neonati, perché quindi, ovviamente ci sono i gemellari. Ci sono i gemellari sì. e i gemellari che stanno, peraltro ce ne sono tantissimi. Negli sì, sì, ce ne sono molti. Sono e anche l'ospedale Misericordia eh, fino a qualche tempo fa non aveva eh, parti gemellari perché venivano considerati parti eh, più complicate, più complessi, quindi però adesso ormai. Sì, sì, Noi con... possiamo sia diciamo, assistere il parto spontaneo gemellare quando ci sono le, ovviamente i presupposti per poterlo fare, altrimenti tramite taglio cesareo. Che cosa dice un'ostetrica ad una donna che ha avuto un cesareo per il primo parto e che vorrebbe partorire naturalmente? Allora noi siamo molto a favore del parto dopo il taglio cesareo. Eh, ovviamente abbiamo linee guida che ci supportano in questo, evidenze scientifiche. Quindi cerchiamo di eh, instaurare durante il percorso nascita diversi incontri con, con le future mamme che hanno avuto un taglio cesareo e che hanno i requisiti. Chiamiamoli così per poter accedere a un travaglio di prova. Lo chiamiamo ovviamente travaglio di prova perché comunque nel momento in cui eh, una donna che ha avuto un, un taglio cesario entra in travaglio, dobbiamo eh, porre una maggiore attenzione a determinati alert che, che potranno esserci. E quindi cerchiamo sicuramente di eh, educare le donne a un parto spontaneo. Per la donna un momento eh, estremamente importante della propria vita è anche il momento della menopausa. Se ne parla poco e di solito non si associa la menopausa all'ostetrica. In realtà? In realtà l'ostetrica accompagna la donna anche nella menopausa, nella premenopausa e in menopausa. Nei nostri consultori sono presenti eh, dei servizi specifici ai quali la donna si può rivolgere e dove trova... In, primi, diciamo, in prima istanza all'ostetrica e a fianco il ginecologo. Quindi sicuramente anche una donna in menopausa può rivolgersi all'ostetrica per essere accompagnata e supportata in questa fase della vita. Se una donna volesse eh, parlare con un'ostetrica, rivolgersi a un'ostetrica, deve rivolgersi da... può prendere un appuntamento dove? In consultorio. In, diciamo il consultorio è la prima interfaccia che noi abbiamo con tutte le donne del territorio, poi da lì sarà l'ostetrica del consultorio che, può, che, che potrà creare la rete eh, verso l'ospedale o verso tutti i servizi di cui ci sarà bisogno. Abbiamo parlato di un numero abbastanza numeroso di ostetriche fra ospedale e territorio. Eh, è una professione che sta eh, avendo consensi fra i giovani studenti. Eh, oppure c'è cioè, necessità di, di, di averne ancora di più? Allora, sicuramente trova consenso. Eh, cioè piace fare il piace, piace, step. però c'è anche molta necessità della nostra figura. E noi appunto andiamo a, a coprire in questo, in questo momento storico tanti servizi, quindi sala operatoria, sala parto, consultorio, percorso nascita, menopausa, pavimento pelvico, eh, sicuramente sono tanti servizi e quindi c'è anche eh, tanta necessità della nostra figura a supporto della donna. Ma è un mistero da donna? No, no, assolutamente. <ride> non è una figura da donna, noi abbiamo anche uomini che ricoprono questo ruolo e non è diciamo eh, importante fe maschio femmina, uomo o donna, ma ovviamente è il legame e l'empatia che noi riusciamo ad avere con le nostre donne, che sono sicuramente l'obiettivo della nostra professione, quindi stare accanto alla donna. Dopo mille parti, perché mille sono in un anno, ve li dovete distribuire, però in tanti anni di professione uno a mille parti ci è arrivato. Qual è comunque il sentimento che si prova quando si sente il primo vagito? Resta? Beh, resta, sicuramente resta, è un'emozione che, che non è descrivibile e per noi è, è motivazione, è la motivazione della nostra professione, sicuramente la sala parto ci motiva tantissimo, ci dà entusiasmo. Eh, però ognuna di noi può ovviamente eh, andare a coprire tante aree e quindi solitamente cerchiamo di, ne, ne, nella vita professionale di andare a coprire tutte le, le aree. E noi ringraziamo la dottoressa Serena Pepi, Grazie la ringraziamo per averci spiegato meglio questa figura, figura importantissima, soprattutto in, momenti, in un momento delicato come quello della gravidanza. Però abbiamo scoperto che tutti i momenti della vita di una donna sono delicati e c'è sempre un supporto che può essere richiesto e al quale eh, si può accedere con facilità. Eh, una buona serata a tutti, un grazie e saluto amica, vi attendo per la prossima settimana.